Roma è la mia città. Qui sono nato e cresciuto. Ne apprezzo i pregi e i difetti, anche grazie e soprattutto a quell'onestà e a quell'impegno che caratterizzano gli artigiani di una volta. Qui siamo a Casalbruciato. Grazie alla scuola di formazione professionale arrivano ragazzi da ogni parte di Roma. Il centro fu inaugurato da Papa Paolo VI e da San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei. Avevo visto infatti un filmato dove San José María si confrontava con tante persone, uomini e donne, pieno di energie e di amore, con un sorriso autentico. La sorpresa più gradita fu quella di poter lavorare in questo luogo, da lui così fortemente desiderato. Dio ha voluto che diventassi anche preside della scuola professionale, dell'ELIS. Qui insegniamo ai ragazzi come arrivare alla conoscenza attraverso il lavoro. Grazie all'esperienza trasmessa dai vari maestri di mestiere che ogni giorno mi incoraggiano a darmi sempre più generosamente ai nostri allievi. Quando sono venuto, diciamo, insomma, per capire qual era il mio incarico, mi è stato detto che la scuola era formata comunque da classi con ragazzi spesso difficili da gestire anche a livello comportamentale, non solo didattico. Spesso di tutoria, quindi del rapporto con i ragazzi, dell'attenzione anche alle relazioni tra allievi, famiglie e scuola. Qui lavoriamo in maniera diversa perché al di là dell'attenzione che poniamo alla crescita professionale, cerchiamo di mettere i ragazzi di fronte a uno specchio, di far capire chi sono, che tipo di ruolo possono assumere all'interno della società. Ringrazio il Signore che mi ha dato questa opportunità di insegnare a questi ragazzi e creare a loro un futuro, perché è una grande responsabilità, perché veramente arrivano ragazzi devastati dalla scuola, con le famiglie che o sono separate o lavorano tutti e due i genitori, quindi hanno poco tempo purtroppo da dedicare ai loro figli. Per un insegnante riuscire a costruire un rapporto con un ragazzo che non sia esclusivamente un rapporto didattico, ma sia anche un rapporto personale, beh, credo che sia un'occasione comunque da sfruttare. I primi 2 mesi sono comunque stati difficili da un punto di vista personale, perché comunque dovevi abituarti a avere a che fare con ragazzi diversi da quelli che sono i ragazzi che si incontrano normalmente a scuola. Io stavo prima in strada come loro, quindi si viveva così, e con i loro problemi capendoli bene. E di che tipo di aiuto hanno bisogno? Poi se un ragazzo ha difficoltà non va deriso, ma va aiutato, ti metti vicino, glielo spieghi e questo qui li responsabilizza molto. Senza la passione, senza il voler loro bene, non riusciremo mai a ottenere i risultati. Dopo 5-6 anni, dal termine degli studi, i ragazzi vengono qui e ci ringraziano. Questo è il più grande, obiettivo, il più grande, risultato che noi otteniamo. La viviamo come in famiglia. Me lo rimproverano un po' alcuni colleghi e dico: ma tu i figli ce l'hai a casa? Io i figli ce l'ho anche qua. Quindi sicuramente so che poi a fine giornata sarò stremato, però cercherò di dare il massimo perché poi ecco, aspetterò il raccolto. Il centro di formazione professionale è un luogo dove chiedere di più, ascoltare di più, dare
e poi trovare un interesse reale nelle cose che si fanno. I ragazzi imparano a conoscere se stessi, diventando uomini. L'emergenza educativa nasce proprio all'interno di famiglie che non vanno più d'accordo. Con questi genitori l'obiettivo è anche quello di riscoprire il significato profondo e l'importanza della preghiera in famiglia.